Giorni di ragazzi, questo è il Cracco 52 su Yakuza 3. Ho il microfono quello storto. Bene, allora andiamo avanti qua. Come non manca tantissimo, dopo dovrò fare tutte queste delle hostess, però le rusherò in maniera brutale. Allora, cosa devo fare qui? C'è uno sotto questo qua, devo entrare da qualche parte. Allora, forse entrando qui. Perché devo sempre su qua? Perché, allora, questo gioco è un po' strano, ogni volta. Vabbè, allora questa... Okay. Mi scusi. Mi ha rubato roba, vero? 5 euro che mi ha rubato roba. Mi ha rubato roba, mi ha preso 40.000 yen. Ehi, tu! Ah, va bene. Oh, fatto. Schifo, meglio stare a Okinawa. Almeno là non ci sono i truffatori, i ladri. Non c'è tutta sta gente a Okinawa. Padman, mi scuso. Va bene. Vabbè, dammi i soldi indietro. Li ho droppati. Aspetta, li ho trovati, eccoli qua. Ah, me ne dati di più anche. Beh, ci vediamo dopo. Cavolo. Non puoi avere, non puoi male di tenere giù la guardia, abbassare la guardia. Vedete questo, questa mi incazzano. Io adesso mi incazzo, non è possibile. Ok, facciamo questo bambino qua. Bambino, il mio pallone. È perso? Un bambino con quell'età non dovrebbe andare in giro da solo. Il mio pallone è volato via. Qual è il problema? Sei perso? Il mio pallone è volato via. E se non ce l'ho, non vedrò mia madre mai più. Perché ti serve un pallone per vedere tua mamma? Ah, è quello là. Ma perché sta fermo immobile? È un pallone dello statico, in realtà. Mia mamma ha detto che se ho un palloncino rosso potrebbe sempre trovarmi. Anche se sono veramente perso. Ma scusa, ma che madre di merda hai? Ma chi... vabbè. Smettila di piangere. Va bene. Ti dirò questo. Cioè, ti prendo quel palloncino per te e... prenderò quel palloncino per te se smetti di piangere. Puoi farlo? Ok. Puoi trovare il mio pallone lì sopra. Puoi scommetterci. Aspetta qua e te lo troverò subito. Ok. Oh mamma mia, no. No, corri Kiryu, corri. Ma perché questo qua non... perché... vedete qual è il problema di sto cazzo di gioco? Che non c'ha lo scatolo. Mi dà così un fastidio. Kiryu, senti Dio, salta e prendilo. Ma guarda lì. Guarda, Kiryu, ti prego. Dove devo andare? Lì, ok. Mamma mia, come mi piace che abbia cominciato a muoversi solo quando ho accettato questo. Beh, questo palloncino è piuttosto sgonfio. Forse il bambino lo vuole lo stesso. Mi scusi, signore, ma quello è il tuo palloncino? È subito un uomo di 40 anni che va in giro col palloncino subito. Sì, no, un bambino l'ha perso, mi ha chiesto di prenderlo. Mi ha detto che non poteva vedere sua mamma di nuovo se non ce l'aveva. Ok. Questo bambino ha 10 anni circa? Sì, più o meno sì. Aspetta un minuto. Non sei mica sua madre, no? Sì, lo sono. Potresti portarmi da lui? Ok, seguimi. Ma sta gente, c'è i bambini. Cioè, i bambini vengono lasciati a caso solo. Mamma, tu! Mi hai venuto a trovare! Certo che sì! Come sei venuto qui da solo? È stato semplice! Avevo palloncino rosso, quindi sapevo che sei venuta qua. Come tu hai promesso? Di cosa sta parlando? Benvenuto. Ok, abbiamo divorziato. E i miei ex. Hanno dato la custodia del mio figlio al mio ex. Non funziona come divorzio? Non sono. Ah, non potevo più vedere mio figlio. Mamma, sono così contento di vederti. Ok? Dico che finché aveva il palloncino poteva... non era mai così distante da me. Oh, mi sei mancato, tesoro! È tutta colpa di mia mamma. Mamma, stai piangendo? Beh, queste sono lacrime contente, tesoro. Ok? Non puoi lasciare che un bambino vada a casa da solo. Perché non lo accompagni? Ah.
Non ci sia un problema con quello. Sì, hai ragione. Grazie mille, signore. Ah, ecco cosa. Si mi dà soldi, guarda. Una borsa di caviale. Vabbè, una borsa costosissima. Beh, ci vediamo. Beh, grazie per aver trovato mia mamma. Ok. 8000 di expert, sta cagata. Allora, c'è un'altra questa lì in Theater Square. Ragazzi, queste queste non durano niente. Non durano niente queste cose. Come faccio a fare un video decente? Cosa? Madonna, mamma mia, il telefono a pagamento sta suonando. Porca troia. Tira su. Quanto alto il volume? Come fai un telefono a pagamento a suonare? Poi non è mica il numero. Salve. Abbiamo preso qualcosa di importante per te. Un'altra volta. Se lo vuoi, compra una collana italiana alle Marche. Portalo davanti al popolo in Show Street. Cosa avete preso? Cioè, meglio che si muova. Che cazzo che parlava Slenderman? Ma se io vado direttamente al Show Street, c'è cosa importante per me. Devo comprare una collana italiana alle Marche. Devo portarla alla cabina telefonica in Show Street. Va bene, però se io vado davanti in Show. Ma Show Street dov'è? E questa qua. No, questa è Pink Street. Show Street dov'è? Tate Boulevard. Sarà questa, no? Dove cazzo è Show Street? Ah, è questa Show Street. Ah, ok. Ma se io vado direttamente qua, scusa. Scusate, ma chi è quel tipo? Perché posso parlargli quello lì? Non dimmi che è lui. Ti prego, non dimmi che sei tu. Sei un deficiente, sei tu. Ehi. Tu e io dobbiamo parlare. Cosa? Aspetta, io sono una voce. Ma sei un cretino! Mamma ragazzi, ma neanche le truffe sanno fare questi. Sei quel tipo che chiamava le. Ma... E mi lasciava le istruzioni, so. Giusto? Ah, come lo sai? Se chiamami dovresti farlo in qualche parte più calma. Ah, non era un cambio modifica voce, era un casino sotto. Ma non, io sono andato a caso, dove andiamo a Show Street, ho visto un tizio con parlare, io parlo. E così hai capito com'è, perché ero qui. Ah, beh. Ti dobbiamo andare in ferie, basta, cioè. Cioè, ma non è possibile. Non ne posso più, guarda. C'ho pure i vestiti di Okinawa. Aspetta un attimo, tu mica sei, non sei uno scemo. Quindi devi impegnarmi un attimo. No, Kiryu, piglialo. Vabbè, senti. Tiè. Dai, dai. Ipsinolo per bene. Perfetto. E ma Yakuza 3 è brutto. Il fighting dura tanto, ho visto. Il Tiger l'ha tirato fuori una barra e mezza. Scusante. Buon per te. Mi dai dietro quello che mi hai preso? Non ho niente. Di solito quando le dico che ho qualcosa di importante, le persone mi portano roba. Nessuna domanda. Ok. Ma questo video dura 3 minuti, non so cosa cacchio fare. C'è una sotto questa di Ukyu. E Dine and Dash. Ragazzi, queste sotto queste si assomigliano tutte. Ah, c'è uno sotto questo qua. Aspetta, ma è lui? Sì, è lui. Mi sa che è lui. Sono stati anni dall'ultimo nostro Dine and Dash. Come ce la faccio? Cosa è successo? Wow, un Dine and Dash. Non abbiamo avuto uno in 20 anni. Ehi, eccolo lì. Eccolo lì. È magro. È diventato magro. Cosa faccio? Non posso lasciare il negozio. Ok, faccio io, è diventato magro. Sì. Ok. Ragazzi, è diventato il magro. Guardalo. È in forma. No, ce l'ho fatta. No, è difficile. È stato abbastanza complesso. Spero sia l'ultima di Dine and Dash, veramente. Ah. Sei tu? Sì, sono io. Sai, il tipo, il Dine and Dash di Kamurocho. Aspetta, tu sei quel Dine and Dash? Ma... ci ho provato, ma non potevo lasciar perdere. Ho lasciato tutto mia... verso tutto il Giappone. Guarda quanto peso ho perso. Ok, c'ho anche un blog. Forse hai sentito del Dine and Dash Diet. Qualcosa non va?
Lascia perdere. Ritorna al negozio da me, com'è? Ormai ci ha fatto l'abitudine, Kiryu. Va bene. Mi scuso molto, non potevo fare a meno. Ti ho lasciato andare via stavolta. Beh sì, ok. Grazie, benissimo. Oh, adesso vado a venderlo subito. Lo sapevo che eri tu. Tu sei l'unico uomo che può prendermi. Senti, lascia perdere. Ah sì, la mia dieta mi ha fatto famoso. E c'è anche una ragazza, quella manager del gelato place, ti ricordi? Ah, boh, non so. Ah, la tipa del gelato, ok. Oh, finalmente. Vai, va via. Va, non voglio più vederti, guarda. Io non riesco a capire. Ma almeno ho finito. Ti ho dato 8000 exp per questa roba. Andiamo, vediamo il piatto. Perché ho 4 tonni? Ho 4 tonni! Quando è che ho 4 tonni? Ragazzi, non so quanto schifo ho nell'inventario, sul serio. Ok, ho deciso, facciamo la quest del golf. Allora, dobbiamo fare una partita, arrivare almeno a fare par. Almeno, dopo arriverà il tipo per fare la sfida. Cosa devo fare? Entra il tournament? Boh, sarà, facciamo tournament in teoria. Sì, ragazzi, ho fatto zero. Mamma mia, che difficile. Quanto difficile. Mamma mia, difficilissimo, mamma mia. Oh, ecco il tuo premio. Oh, sono stufo di giocare con te. Voglio giocare con qualcuno che è bravo a golf. Come desidera, signore. Mi scuso molto. Ti troverò un avversario più capabile. Voglio trovarne uno presto. Oggi è il mio giorno di golf. Spero ci sia qualcuno in giro. Non ti sto chiedendo di trovare qualcuno che sia professionale, ma mi piacerebbe. Ma scusa, non vuoi un professionista? Vuoi che uno sappia giocare per un professionista? Come desidera. Ragazzi, non ce la faccio più. Comunque ho capito, ho deciso che queste cose dello sport non me ne frega niente fare il good ending a vincere, perché non ne vale la pena. Tanto a Mono me lo dà uguale, basta concludere la quest. Proprio, guarda, proprio zero. Una tortura. Sei qui per giocare a golf? No, sono qui per giocare a carte. Ok, il mio nome è Tamura. Vuoi giocare a golf con il nostro presidente? Ok. Sì, giochiamo a golf col presidente. Ok. Ah, raga, vi taglio comunque questa tortura, comunque. Questo è Kiryu. Giocherà con lei oggi, signore. Eccellente, chiamami Kurosawa. Vacci piano, ok? Sì, vabbè. Batti il presidente per me, sarà una buona lezione per lui se perde. Ok. Però non me ne frega niente. E il gioco dice che fa meno uno. Fa meno uno questo bastardo. Quindi sarà molto difficile vincere. Sì, non me ne frega niente, ragazzi. Proprio zero, non me ne frega niente. Non male, Kiryu. Sì, non me ne frega un cazzo proprio. Sì. Kiryu-san. Sì, va benissimo. No, spero di non vederti mai più, ragazzi. Non me ne frega una sega nulla, guarda. Mai più. Sì, ma scappa, fuggi da questo luogo, ma nefasto proprio. Non me ne frega niente, tanto a Mon possiamo lo stesso farlo. Non me ne frega, guarda, zero. Mamma mia, ragazzi, io direi che per questo momento Yakuza 3 è concluso. Sono stanco, ragazzi, sono stanchissimo. Mi ha drenato psicologicamente. Se vi piace, vi piace, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ma me l'ha data buona, me l'ha data buona lo stesso. Meglio ancora, mamma mia, bene.